presidente. Sconfitta che pesa, è inutile girarci intorno. Ah certo, premesso che giocavamo contro una squadra importante, lo sapevamo perché è una di quelle candidate alla promozione. Però perdere così fa male, perché perdi una partita che per 70 minuti hai dominato, cioè, se questi sono i nuovi fenomeni delle panchine, io credo che una squadra che ha giocato tutta nella loro metà campo poi dire vabbè, quello è bravo, quell'altro è bravo, perfetto, ci mancherebbe, poi alla fine contano i risultati, ma oggi sicuramente chi ha vinto è l'arbitro, perché è stato veramente vergognoso. Presidente, il riferimento ai 3 gol della Reggiana, diceva a microfoni spenti in palese offside? Guardateveli bene quando sono partiti, il primo gol è fuori gioco, si vede dalle linee del campo in maniera perfetta. Il terzo gol, non c'è manco bisogno di dirlo, perché quando parte la palla l'attaccante è davanti. E il secondo gol, guardate bene il secondo gol, che nessuno ci aveva fatto caso, guardatelo, poi ne parliamo. Però è una cosa vergognosa, perché un arbitro che tira fuori un cartellino rosso con una regola che è cambiata, obiettivamente mi sembra veramente un'assurdità totale. Presidente, il dato di fatto però è che la Reggiana ad oggi, prima settimana di ottobre, è a più 5 e il Pescara ha subito in 7 partite 11 gol. Ma ne abbiamo fatti anche tanti di gol, quindi quando si subisce e non li fai è preoccupante, quando li fai i gol alla fine arriverà il momento e saremo più quadrati, più solidi e faremo risultato anche noi, perché nel primo tempo credo che se avessimo fatto un 3-1 non ci sarebbe stato nulla da dire, anzi 3-0, perché il gol loro non era regolare. Presidente, io le volevo chiedere se il rammarico è aver visto fino al gol di Ferrari, forse per continuità, il più bel Pescara del campionato, quando il tema tattico poteva premiare la sua formazione perché la Reggiana doveva necessariamente sbilanciarsi, ecco lì la Reggiana ha messo pressione. No, lì siamo stati ancora una volta dei polli e su questo il mister deve lavorare, perché se vi riguardate il gol del pareggio ci siamo fatti battere un calcio d'angolo così all'improvviso, disinteressandoci tutti del calcio d'angolo, e abbiamo preso quel gol. Ci vuole più cattiveria, più attenzione, secondo me queste cose miglioreranno e vedremo un Pescara diverso. Massimo, il presidente Lauricolare ti ascolta. No, io ripeto quello che ho detto anche a Oteri, perché per la prima volta dall'inizio di questa stagione ho visto un Pescara più equilibrato, più ordinato, era quello che mi premeva vedere. Certo, poi il risultato insomma fa male, perché è successo tutto nel finale, tanti episodi contestati. Però no, ma fa male, fa male per come è venuto. Sì, no, sto dicendo. Non però... perché fa male, perché che tu possa perdere con la Reggiana, c'è. Cioè, no, se no. Tu poi perdi con l'arbitro è una cosa diversa. Ma infatti ho detto per gli episodi che ci sono stati, che sono stati contestati, poi rivedremo, avremo anche il conforto delle immagini, presidente. È chiaro che in presa diretta non ci siamo resi conto, devo essere sincero, dei gol irregolari. Poi vedremo. No, però a me premeva sottolineare che i progressi sono confortanti sul piano dell'equilibrio e dell'ordine. Era quello che insomma io personalmente chiedevo di più a questa squadra. No, ma sono d'accordo Massimo, è per quello che dicevo prima, cioè questa squadra oggi ha giocato secondo me la più bella partita di tutto il campionato, contro una squadra forte, non contro una squadra così, contro una squadra forte. Chiaramente però è evidente che se tu puoi anche fare degli errori, ma se poi gli errori sono degli altri e poco ci fai. Perché l'espulsione di Gennaro è qualcosa veramente di incredibile, cioè io non so come possa fare una persona ad arbitrare senza conoscere regole. Massimo. C'è anche Fabio Ferraresi, una domanda per il presidente. Fabio? No, io chiaramente lo saluto e giustamente lui oggi ha di tutto per rammaricarsi, perché la squadra ha fatto bene secondo me, però volevo chiedere a lui se... Le dichiarazioni del mister a fine partita spesso e volentieri fanno riferimento a degli errori arbitrali, e non vorrei che poi alla lunga potesse diventare un alibi per la squadra. No Fabio, non devono assolutamente diventare un alibi, però non possiamo nemmeno stare zitti, perché noi comunque siamo il Pescara, non siamo il Rocca Cannuccio, con tutto il rispetto per il Rocca Cannuccio. Non è possibile che qui oramai sono 4 partite che abbiamo visto delle cose aberranti, perché se uno ci annulla un gol che il giocatore parte dall'altra metà campo, credo che ci sia proprio o uno è scarso oppure devi pensare altro. E siccome di queste situazioni ne sono successe diverse e tu hai perso dei punti,
E oggi ti trovi a 5 punti, magari ti potevi trovare a 2 o magari potevi stare anche davanti, perché poi sapete meglio di me che se fai i risultati l'autostima cresce. Per fortuna questa squadra non ha questo problema, nel senso che non si ferma di fronte a nulla, gioca, cerca di giocare sempre fino alla fine. E oggi addirittura abbiamo giocato in 9 negli ultimi 10 minuti di partita, quindi... E potevamo ancora pareggiarla con Ferrari alla fine, quindi più di questo ai ragazzi e al mister non posso chiedere. Io da questo punto di vista sono soddisfatto, sono d'accordo con Massimo, cioè la squadra ha dimostrato di stare in campo ancora meglio e secondo me col passare del tempo ci starà ancora meglio. Però certe cose bisogna poi dirle, perché non devono servire da alibi, ma devono servire per far capire a chi poi viene qui a vedere le partite che non è che possono fare quello che vogliono. Io faccio le ultime due battute rapidissime al presidente, che poi dobbiamo salutare Massimo. La prima è sulle condizioni di Pompetti, se lo rivedremo lunedì prossimo nel posticipo. Intanto a Pompetti si sta allenando, sta correndo, io spero di veramente che questa settimana possa rientrare in gruppo e quindi essere a disposizione, visto e considerato che c'è anche l'espulsione di Giambò, che credo che oggi abbia fatto una buona partita. E vedremo adesso come si comporteranno con Di Gennaro, perché su un errore tecnico almeno il buon senso di riparare con l'eventuale non squalifica. Sarebbe l'ammissione di un errore tecnico. Ma tanto lo ha detto anche Rodomondi scendendo sotto, non è che lo devo dire io, è un errore tecnico, lo sanno tutti, non è che solo l'arbitro forse non lo sapeva. Non so se avete proprio l'ultimissima da studio, poi salutiamo il presidente. No, l'unica cosa, perché tornando un po' indietro nel tempo, questo arbitro fa ripensare a Viti di Campobasso, Modena Pescara nel 2011? Non so se... Vabbè, ma io parto da un presupposto, possono sbagliare, ci mancherebbe, poi quando rivedrete le immagini magari vedrete che il fuorigioco c'è e si vede, perché se uno fa le guardalinee, se non vede il fuorigioco, se non è in linea non ho capito che ci stai a fare. Ma si può sbagliare, però poi quando cominciano a essere troppi gli errori, allora è giusto denunciarli. Allora l'ultima la faccio io al presidente, seconda partita consecutiva senza neanche un minuto per Galano, c'è qualcosa che non va, un feeling che non decolla con l'allenatore? No, l'allenatore fa giocare chi vede meglio in settimana, chi si allena bene, Christian si sta allenando anche lui, in questo momento vede meglio Clemenza e gioca Clemenza.